Domanda numero 69. Oltre la grazia, che altro aveva dato Dio all'uomo? Oltre la grazia, Dio aveva dato all'uomo l'esenzione dalle debolezze e miserie della vita e dalla necessità di morire, purché non avesse peccato, come purtroppo fece Adamo, il capo dell'umanità, gustando del frutto proibito. L'uomo fu creato con destino e meta e con doni e mezzi superiori alla natura umana. Questo destino o meta erano la visione, il possesso e il gaudio di Dio. Il primo e più grande dono via fu la grazia santificante. A questo dono assolutamente soprannaturale, Dio aggiunse altri doni e vie che non sono soprannaturali in senso assoluto, ma che nemmeno sono dovuti alla natura umana. Perciò sono detti doni preternaturali ed esentavano l'uomo dalle debolezze e dalle miserie della vita e dalla necessità di morire. I doni preternaturali erano i seguenti. Primo, il dono della scienza o esenzione dall'ignoranza. Dio diede ai nostri progenitori un intelletto integro e dotato di grande acume, per cui potevano apprendere con grande sicurezza e facilità le verità naturali. Inoltre, infuse direttamente il dono della scienza, per cui, oltre alle verità rivelate, conoscevano anche molte verità naturali, senza bisogno di impararle con lo studio e l'osservazione. Adamo dimostrò la grande scienza che gli era stata infusa e quella acquisita quando Dio gli fece vedere tutti gli animali della terra ed egli ne comprese subito la natura, gli uffici, le attitudini e proprietà e impose loro il nome conveniente. Vedendo Eva per la prima volta le impose pure il nome conveniente e ne comprese subito la missione sublime. Ecco, disse, l'osso delle mie ossa, la carne della mia carne, e l'avrà nome dall'uomo perché è stata tratta dall'uomo, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla moglie e i due saranno una sola carne. Secondo, il dono dell'integrità o esenzione dalle debolezze. Dio fece l'uomo retto, dando ad Adamo e ad Eva una volontà pronta e forte, guida e via sicura nella scelta del bene, capaci di dominare e dirigere tutte le facoltà, obbedita dalle passioni che inclinavano al bene. La volontà a sua volta si regolava secondo il lume della ragione e guidava la ragione stessa. Tutto l'uomo era soggetto alla volontà, che tendeva naturalmente al bene e a Dio. Le passioni erano ordinate. Non turbavano né il giudizio della mente né si sottraevano al dominio della volontà. Infatti Adamo ed Eva sapevano il fine per cui Dio li aveva creati maschi e femmina, vedevano la loro nudità, ma non sentivano gli stimoli della bassa concupiscenza né provavano vergogna di se stessi e della loro nudità. Il dono dell'integrità comportava non solo il dominio della volontà e della ragione sopra le passioni inferiori e sopra la propria persona, ma anche la signoria su tutta la natura inferiore. La terra era obbediente all'uomo e richiedeva lavoro ma non fatica. Gli animali obbedivano docili all'uomo. Dio diede all'uomo l'impero delle cose che sono sopra la terra, lo rese terribile a tutti gli animali in modo che dominasse bestie e volatili. Terzo, il dono dell'impassibilità o esenzione dalle miserie della vita e il dono dell'immortalità o esenzione dalla morte. I nostri progenitori non furono creati completamente insensibili al dolore. Se non si fossero nutriti avrebbero sofferto la fame, ma erano esenti dalla noia, dalla stanchezza, dalla fatica, dai dispiaceri, erano intaccabili dalle malattie. Il corpo di Adamo era bello e aitante, robusto e armonioso, raggiante di salute e di bellezza, quello di Eva era pieno di grazia e di venustà, né avrebbe conosciuto le doglie della maternità. Il paradiso era il luogo delle delizie, della pace, della serenità imperturbabile. Oltre all'impassibilità, cioè capacità di non soffrire, i progenitori ebbero anche il dono dell'immortalità. Come composti di materia e di forma, potevano morire, ma per un dono divino preternaturale. Adamo ed Eva furono creati da Dio inesterminabili, non sarebbero morti e dopo il soggiorno nel paradiso terrestre sarebbero stati trasferiti nel paradiso soprannaturale in corpo e anima, senza dover pagare il tributo alla morte. Dio aveva condizionato la permanenza della grazia soprannaturale e dei doni preternaturali alla prova di fedeltà che l'uomo avrebbe dovuto dargli, ma Adamo peccò, perdette la grazia e tutti i doni, cioè la scienza, l'integrità, l'impassibilità e l'immortalità. Riflessione: la grazia del battesimo a poco ristabilisce l'ordine del divino turbato dal peccato, ridando la vita divina e il diritto ai doni primitivi. Viviamo sempre nella grazia di Dio.
Esempi. Nei santi vediamo talora restituito, almeno in parte, il dominio primitivo sopra la natura inferiore. Il profeta Daniele fu gettato in una fossa di leoni affamati e restò illeso. I tre fanciulli ebrei che rifiutarono di adorare la statua di Nabucodonosor furono gettati in una fornace ardentissima e non ne soffrirono danno o molestia. I santi martiri Blandina, Pantaleone, Eleuterio, Abdon e Sennen, esposti alle fiere, non furono toccati. San Francesco d'Assisi rese mansueto un lupo feroce e predicò agli uccelli che stettero a sentirlo riverenti. Sant'Antonio da Padova predicò ai pesci che lo ascoltarono meglio degli eretici e fece inginocchiare una mula affamata davanti al Santissimo Sacramento, dimentica della biada. Domanda numero 70. Che peccato fu quello di Adamo? Il peccato di Adamo fu un peccato grave di superbia e di disobbedienza. Ora, il serpente era il più astuto di tutti gli animali della terra che il Signore, il Dio, aveva fatto, ed esso disse alla donna: «Perché Dio vi ha comandato di non mangiare il frutto di tutte le piante del paradiso?» E la donna rispose: «Del frutto delle piante nel paradiso ne mangiamo, ma il frutto della pianta che è nel mezzo del paradiso, Dio ci ordinò di non mangiarne e di non toccarne, che forse non si abbia a morire». Ma il serpente disse alla donna: «No, voi non morrete, anzi, Dio sa bene che in qualunque giorno ne mangerete, si apriranno i vostri occhi e sarete come dei, avendo conoscenza del bene e del male». Ora la donna, vedendo che il frutto dell'albero era buono e mangiarsi è bello all'occhio e gradevole all'aspetto, lo colse, ne mangiò e lo diede a suo marito, che ne mangiò. Dio voleva dei progenitori la prova di fedeltà perché meritassero il premio cui erano destinati. La loro obbedienza avrebbe deciso la sorte loro e dei discendenti. Il comando divino era grave, come si deduce dalle gravissime sanzioni combinate alla disobbedienza, dalle gravissime conseguenze, tra le quali la morte, del peccato di Adamo e di Eva, per loro e tutti i discendenti. Ora, trasgredendo un comando che impone un grave obbligo, si commette peccato grave e ci si mette fuori della via della verità e della giustizia che conduce alla vita beata e immortale. Peccando, i progenitori si eressero contro il comando di Dio, commettendo un grave peccato di disobbedienza alla legge divina e di superbia, perché disprezzarono la volontà di Dio, pretesero di diventare simili all'Altissimo e principio discriminatore del bene e del male, fonte della moralità, delle proprie azioni, unici giudici del bene e del male, fine a se stessi. I nostri progenitori peccarono anche di curiosità, di gola e di infedeltà. Riflessione. Eva, seducendo Adamo, diede a tutti i suoi figli il frutto del peccato e della morte. Maria Santissima, la seconda Eva, comunicò a tutti la vita dando agli uomini il frutto benedetto del suo seno. Esempio. Una leggenda racconta che un principe indiano, mentre era a caccia in una foresta, sentì due carbonai, marito e moglie, che si lamentavano e protestavano che al posto di Adamo e di Eva non avrebbero peccato. Il principe li condusse nel suo palazzo reale, li colmò di ricchezze, gli onorò dei titoli più ambiti e promise che essi e i loro figli avrebbero goduto per sempre della stessa felicità, purché prima avessero dato una prova di fedeltà. E pose sulla loro mensa un bellissimo vaso chiuso, con l'ordine di non aprirlo, se non volevano andare incontro alla pena della spogliazione di tutti i beni e alla morte per loro e per i loro figli. I primi giorni i due carbonai non badarono affatto al vaso che troneggiava al centro della tavola imbandita, ma col passare del tempo nacque e ingigantì la curiosità della donna, che diventava sempre più triste, inquieta e malinconica. Alla fine l'uomo, non potendo più tollerare i pianti della moglie, sollevò furtivamente il coperchio del vaso per dare uno sguardo all'interno. Veloce come una freccia ne saltò fuori un topo che fuggì e scomparve come un lampo. Al grido di terrore della donna accorse il principe, che pronunciò contro i colpevoli la sentenza di morte e di spogliazione perpetua di tutti i diritti e di tutte le ricchezze. La leggenda aggiunge che i carbonari non morirono perché si interpose il figlio del principe ed erede al trono, che morì al loro posto. Essi però furono cacciati in esilio e dovettero riprendere la misera vita di prima.